Tanti anni fa, in una piccola e sperduta borgata del Portogallo, vivevano tre bambini, Lucia dos Santos, di 10 anni, e due suoi cuginetti, Francesco, di 9, e Giacinta, di 7. Erano ragazzi sani, intelligenti, ma non sapevano né leggere né scrivere. Gli uomini e le donne del villaggio lavoravano i campi, i ragazzi invece andavano a pascolare il gregge. La meta preferita dei tre pastorelli era la Cova d'Iria, una piccola valle che distava da Fatima 3 chilometri, una terra fertile con alberi di ulivo e di leccio. Un giorno, sorpresi da un grosso acquazzone, i fanciulli cercarono riparo dentro una grotta. A un tratto, una raffica di vento fortissimo agitò gli alberi. Ma che succede? Che sta vento? Guarda, che cos'è? È una nuvola. Come si avvicina? Ma è un angelo. Oh mio Dio. Io sono l'angelo della pace. Non abbiate paura. Pregate con me. Mio Dio, io credo. Io spero, io vi adoro. Mio Dio, io credo, io spero, io vi adoro. Dopo l'apparizione, i bambini avevano ripreso le loro occupazioni, ma qualcosa di nuovo era penetrato nei loro cuori, e quando, dalla posizione del sole, capivano che era mezzogiorno, smettevano di giocare. Diciamo il rosario. Il rosario è troppo lungo. L'angelo ci aveva detto di pregare. Facciamo così. Io dico Ave Maria e voi rispondete subito Santa Maria. Proviamo. Proviamo. Ave Maria. Santa Maria. Ave Maria. Santa Maria. Ave Maria. Santa Maria. Domenica 13 maggio 1917. Il cielo era limpido e l'aria profumata. Dopo aver ascoltato la messa, i tre cuginetti spinsero il gregge verso la Cova d'Iria. Sopra il loro capo splendeva il sole e nel cielo non c'era una nube. Ma all'improvviso... Che sarà? Niente, un temporale che si avvicina. Andiamo Tettina, a casa! Bianca! Tettina, venite! Tettina, andiamo a casa! Lucia, ho paura. Torniamo indietro. Nascondiamoci nella grotta. Su, su, coraggio. Non è nulla, vedrete. Solo un brutto temporale. Preghiamo l'angelo custode. Angelo, angelo di Dio, che sei il mio custode. I piccoli affrettarono il passo e giunsero in fondo alla valle. Ma qui si fermarono interdetti. Davanti a loro, sopra un leccio, c'era una signora bellissima. Non abbiate paura. Non voglio farvi del male. Ma tu, chi sei? Da dove vieni? Dal cielo. E che cosa vuoi? Venite qui, alla stessa ora, il giorno 13 di ogni mese, fino a ottobre. Allora vi dirò chi sono e che cosa voglio. Trascorsero alcuni minuti in un profondo, straordinario silenzio. Poi la signora cominciò a salire, dileguandosi pian piano.